Cari fratelli, buongiorno nell'amore di Gesù. Noi siamo la famiglia Burrasca. Lei mia moglie. Janet. Le mie due figlie. Linda. Alessandra. Cari, noi siamo stati tanti anni a servire il Signore nella Valconca. Ringrazio Dio veramente per quest'opera. Ringraziamo Dio perché da 4 anni ci siamo trasferiti qua a Rimini, dove ancora con gioia stiamo servendo il Signore. E ringrazio Dio e anche voi perché avete mandato il pastore Fabiano qui, che ci aiuta veramente tanto a crescere nella parola, con il corso di teologia, con il corso di inglese, e per l'impegno che ha preso proprio per la chiesa di Rimini e di Cesena. Ringrazio anche voi tutti, cari, per il sostegno che mi è arrivato per tanti anni. È veramente stata una manna caduta dal cielo. Prego il Signore e ringrazio Dio di far parte di una famiglia così grande. E un abbraccio a tutti, un saluto dalla famiglia Burrasca. Ciao! Ciao, ciao a tutti, un saluto nella pace e nell'amore del Signore dall'Italia. Io ringrazio il Signore per la vita della missione brasiliana, che ha inviato e invia missionari come il pastore Fabiano Nicodemo per servire, onorare e dare gloria al Signore nella formazione di discepoli, tra cui anche io, no? Per come voi, no? Il vostro amore per Cristo sta portando grandi frutti per questa nazione. Abbiamo veramente tanto bisogno, l'Italia ha bisogno di uomini fedeli come il pastore Fabiano e tra altrettanto altre persone. Io ringrazio e prego ancora e continuo a pregare per voi che il Signore possa sostenere la nazione del Brasile e ogni singola chiesa che proclama il nome di Cristo Gesù. Deus abençoe. Ciao a tutti, mi chiamo Aldeimone Lucchi, sono membro della Chiesa Evangelica Battista di Cesena. Ringrazio Dio per la giunta battista brasiliana in Italia, perché attraverso di essa io 6 anni fa ho potuto ascoltare il Vangelo predicato in modo puro dal pastore Fabiano Nicodemo, il quale è anche da circa 6 anni che mi sta discepolando, mi ha concesso di studiare la parola attraverso un corso di teologia davvero ottimo, e quindi io davvero sono grato per aver avuto la possibilità di essere stato in questi anni seguito da una persona completamente consacrata al suo ministero. L'Italia è una terra difficile dove c'è tanto lavoro da fare, come l'Italia, che non conoscono il Vangelo. Ringrazio e tutti i membri della giunta. Che Dio vi benedica.